perché non riesci a ripetere il tempo che hai fatto durante le prove? Adesso. Ma te lo chiedo, perché sei tu che l'hai provato ed eri sicuro che era buono? Dovevo essere così, se no non sarei riuscito a gestire dei piloti come Surtees, come Jordi, Niki Lauda in particolare. Ho capito che mi dovevo dare un vestito e interpretare quella parte, qualche volta urlando, anche sbagliando da urlare, ma insomma è furia. Probabilmente avrete letto la notizia della scomparsa di Mauro Forghieri, uno degli uomini simbolo, uno degli uomini più iconici della scuderia di Maranello. Inutile stare qui a dire cosa ha fatto e cosa ha dato alla Ferrari, ma cosa ha dato alla Formula 1 in generale. Voglio però raccontarvi un aneddoto di quest'uomo, perché Forghieri è stato un uomo geniale e non a caso fu scelto dopo Giampaolo Dallara da Enzo Ferrari come responsabile tecnico delle vetture di Formula 1. Capite in mezzo a quali nomi lo stiamo collocando? E quindi la storia di cui oggi voglio parlarvi è ambientata nell'82. Lontana dai nostri tempi, me ne rendo conto, ma fidatevi, è più vicina a noi di quanto pensiate. E Mauro lì ha fatto tanto la differenza. Ma perché la stagione dell'82 è molto più vicina a noi rispetto a quel che sembra? Perché quella è stata una stagione molto controversa. Per tanti motivi e in ballo c'era proprio il regolamento. I piloti infatti si rifiutavano di sottostare all'articolo 58 del regolamento, vincolante al rilascio della superlicenza. In sostanza i piloti non potevano fare causa agli organizzatori del Gran Premio per nessuna ragione. E con piloti stiamo parlando di Villeneuve, di Niki Lauda, che guidano macchine che sono essenzialmente delle bare a quattro ruote. Difficile per un pilota accettare queste condizioni. Ma in generale il regolamento tecnico quell'anno era molto libertino. Era cambiato, si giocava troppo sul peso ed era libera interpretazione. E fidatevi, noi oggi parliamo tanto del budget cap, del caso Oscar Piastri, ma quell'anno si arrivò addirittura al Gran Premio di Sudafrica, dove i piloti organizzarono uno sciopero. Un macello. Ma la storia che vede coinvolto Mauro Forghieri non è ambientata in Africa, bensì in America. Al circuito di Long Beach. Siamo soltanto alla terza tappa del mondiale e tutto sta già crollando. Il clima è quello che è e i vari team lottano per portare le vetture sotto peso in pista. Dopo lo spiego meglio, però per darvi un'idea, alcuni team portavano le monoposto in griglia sotto peso per poi rabboccare d'acqua quest'ultime e farle passare i controlli. Uno spasso. Raga, uno spasso. In un contesto del genere puoi aspettarti di tutto. E infatti arriva il 4 aprile dell'82 e sulle colonne di un quotidiano torinese, La Stampa, compare un trafiletto con "Sorpresa Ferrari a Long Beach". Perfetto. Questa è opera di Mauro Forghieri. La Ferrari 126 C2 di Pironi si è presentata in circuito con un alettone più grande del normale. Vi parlo di dimensioni ben oltre il 1,10 m concesso dal regolamento, ma proprio il doppio. Però diciamo tra tante virgolette che era tutto legale, tant'è che Villeneuve prese parte alle qualifiche, si piazzò settimo per poi disputare la gara. Arrivò addirittura terzo sul podio, con l'ala raddoppiata. L'idea che ha avuto l'ingegner Forghieri non era quella di presentarsi in pista con un alettone lungo 2,20 m, perché sarebbe stato illegale, ma quella di portarne due separati e sfalsati, che esteticamente parlando erano due alettoni diversi, però in pista era come se ne avessi solo uno. Moralmente la furia, perché così si faceva chiamare Mauro, e chissà perché, aveva vinto, perché sì, quella macchina poi fu squalificata. La soluzione adottata da Ferrari sfruttava una zona grigia del regolamento, però ripeto, lui moralmente ha vinto, perché sì, oltre ad avere un vantaggio in pista e quindi a tornare utile, in realtà era una chiara e netta provocazione. Come ho detto prima, quell'anno il regolamento era libera interpretazione di chiunque. E un po' tutti i team rivali ne approfittavano. Ma il problema dove risiedeva? Per aggirare il regolamento, la Brabham, ma anche la Williams, escogitarono uno stratagemma per presentarsi in pista con la monoposto sotto peso. La monoposto inglese infatti era dotata di un serbatoio d'acqua fittiziamente collegato ai freni e alla partenza questo veniva svuotato. Poi finivi la gara, lo riempivi e mandavi la macchina ai controlli, gareggiando di fatto con diversi chili in meno, e sappiamo quanto incide anche solo un chilo in pista, ma ai controlli era tutto a posto. E da qui la follia di Forghieri, che si vide la sua monoposto squalificata. Ma politicamente parlando lui vinse, perché il vietare quella soluzione lì ha portato a vietare anche il serbatoio d'acqua dei freni. E ricordiamo il contesto che ho citato all'inizio. In uno scenario del genere poteva finire tutto in questo modo? È ovvio che no. Per farvi capire la portata di quell'azione, gli inglesi poi avviarono un boicottaggio al GP di Imola e quel Gran Premio i team inglesi non lo corsero. Da quel Gran Premio in poi in realtà si aprirà un altro scenario dove si vedono i protagonisti Pironi e Villeneuve, perché i due lottarono per la vittoria.
vittoria nel Gran Premio d'Italia e per probabilmente delle incomprensioni fu esposto un cartello non chiaro dove veniva indicato Slow, andrà a vincere quella gara il francese e Villeneuve non la prese bene. A detta sua era tutto sotto controllo, vi erano degli ordini di scuderia da rispettare. Insomma, da lì si aprirà un caso, Pironi e Villeneuve non saranno più amici come prima, i rapporti tra Ferrari e Villeneuve si incrineranno, ma la storia è un'altra perché con un uomo, la Ferrari, con l'ingegner Mauro Forghieri, aveva ottenuto l'effetto desiderato. Alla fine, al GP di Imola, fecero primo e secondo. E non era nemmeno quello l'obiettivo, vi era necessità di un'applicazione seria del regolamento. Ed è riuscito ad ottenere ciò. In quel regolamento nulla era specificato e con una sola mossa sei riuscito a portare un'ala che funzionasse in pista, in realtà due, così per prendere un po' in giro il regolamento, sfalsate per indicare proprio che quel regolamento non c'è, e portare anche performance. Poi, tra le altre cose, sempre in quel Gran Premio, la Renault per protesta si presentò volontariamente sotto peso per quella gara. E l'ultimo reclamo che presentò Ferrari contro McLaren e Williams, che fecero rispettivamente primo e quarto, non trovò accoglienza. I commissari respinsero le accuse e i risultati rimasero così. Ma questa storia ci lascia con un uomo rosso che aveva vinto la guerra più grande con rigore, con cervello e con astuzia, portando una soluzione alare, particolare, che provocasse tutti e garantisse anche performance per portare a casa un podio. Ragazzi, semplicemente geniale. E nulla, questo video l'ho fatto sia per voi ma anche per me. Un conto è conoscere quel nome, un conto è conoscere cosa ha fatto quel nome. Io vi invito ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video strano, diciamo di sì. Vi invito a lasciare un like, a commentare, perché YouTube non manda le notifiche, quindi dobbiamo interagire. Io vi saluto da Tonio, era tutto. Passo e chiudo.